Mentre io da qua c'ho troppo lag, non riesco. Quindi i giochi classici. Anche lag temporale. Sì, lag temporale, poi anche di testa. Ok, vabbè, la storia non la sappiamo e niente. Questi arrivano già, arrivano con la nave bianca a Ah, c'è già scaricare. anche. Quindi si scarica tutti perché tanto è inutile tenerli dentro. Qui ricordo Ma quelli che. a robot, visto, c'è già i rinforzi. Sì. Perché se no, gna fanno. Allora, volevo ricordare per ragazzi che non hanno mai visto questo gioco e comunque non sanno di queste live, che adesso io do il controllo di ognuno di questi robot a un giocatore. In questo caso abbiamo Daniele che controlla il Getter Robot, mentre questo è il robot del protagonista, che è un robot originale, che è quello che controlla Massimo. Sì. Ok? Quindi io controllo tutti gli altri. Poi nelle prossime live, se ci sono altre persone. Ah, aspetta, che mi sono dimenticato. In teoria Vittorio deve essere con noi, ma non. Ha avuto un problema per Daniele. Niente, e non è potuto venire perché praticamente deve rimpiazzare un collega al lavoro. E niente, gli è saltata la cosa. Lui dice, controllerebbe Bazinga Z per ora. E poi abbiamo Matteo che. Forse arriva in ritardo e è all'RX78 che è qua. Quindi cerchiamo Sì, di non, sì. Vabbè, non fargli perdere questo RX78 ma in è tuo caso. padre a ripianarsi. Sì, vabbè. P01. Lo possiamo già lanciare in mezzo agli Sì, in altri. mezzo a una vasca aperta. Ok, allora ragazzi. C'è qualcuno che vuole prendere l'iniziativa a fare qualcosa prima o aspettate? Uno di voi due. Oh, se no, Vai, io mi vai, faccio io. Getter 2. Ok. Change, getta. Dai, poi. Sottoterra e tutto in alto verso i nemici. Ma ti vuoi poterare di qualche potere? No, vai, vai. Allora, qui per chi non lo sa. Vabbè, mi sembra abbastanza chiaro. Quelli blu sono gli alleati, i rossi sono i nemici. Alcuni dei robot si trasformano, come in questo caso Get Robot. E abbiamo ogni personaggio, lo faccio vedere uno a caso. In questo caso Amuro ha dei poteri speciali, ne può avere fino a 6. Ogni potere ha dei costi, eh? Ma ci dici i poteri dei nostri Sì, ora piloti, te lo dico. almeno Te, te li io segno. in realtà avevo mandato a tutti un video con tutti gli screenshot, no, con lì. Facendo vedere tutti i poteri, ovviamente nessuno di voi l'ha guardato, di sicuro. Tranne Un che, video guarda, era. l'unico Io pensavo giustificato. fosse una tabella Excel, penso. Sì, l'ho messa, ma poi ho fatto anche il video. Te non l'hai visto, sul gruppo l'ho messa. C'è No, non l'ho tutte, visto. tutti i valori dei personaggi, tutte le armi, tutte. Ero impegnato a salvare il mondo, non ce l'ho fatta. Vabbè. Guarda, l'unico scusate è questo perché il personaggio è il protagonista, perché cambia a volte. Allora, cominciamo con il protagonista. Qui abbiamo praticamente questo potere qui che ti costa 30, quindi ne può fare due sole volte in questa battaglia perché ha 82 punti. E sei furioso, praticamente quando fai questo potere fai il doppio del danno automaticamente. Ah, era Normalmente, forza di volontà che avevi sì, detto. quando sei furioso, diciamo, ti incazzi proprio. Tipo Bersi. Esatto. Ok. Quindi normalmente quando spari con delle armi, tipo adesso ti faccio vedere le tue armi, tipo questa qua, vedi qua in basso c'è scritto meno 10, meno 10% in basso allo schermo a destra. Questa Sì. è la tua possibilità, è quanto influenza il Pilota pilota di di fare fare un un colpo colpo critico, critico, quindi quindi di di fare fare il il doppio doppio del del danno. danno. Quindi Quindi quest'arma quest'arma non non fa fa molto molto danno, danno, questi questi missili. missili. Con Con la la spada spada hai hai il il 10% 10% in in più più di di possibilità possibilità di di fare fare un un critico, critico, mentre mentre con con questo questo il tuo fuscile fucile qui qui hai hai il il 20% 20% in in più, più, ok? ok? Però Però quando quando hai hai quel quel potere, potere, questa questa cosa cosa qui qui va va automatica, automatica, capito? capito? Automaticamente Automaticamente fa fa il il doppio doppio del del danno. danno. Quindi Quindi è è buono buono quando quando attacchi attacchi uno uno grosso grosso e e sei sei sicuro sicuro di di avere avere una buona una buona chance chance di di mira mira di di colpirlo. colpirlo. Se Se c'hai c'hai tipo tipo 10%10% di di mira e mira e ci ci fa fa un un furioso, furioso, ci ci dai dai 10% 10% prima prima di di colpirlo colpirlo e e poi poi dopo dopo sì, sì, gli gli fai fai il il doppio doppio del del danno. danno. Mentre Mentre Daniele Daniele ha ha i i poteri, poteri,
Io non te li posso far vedere così. Te li devo far vedere dopo perché non posso trasformarti. Sì, ma l'ho già usato. Sì, si guardano dopo. Vai, vai avanti. Perché sennò ho capito. Allora, Mazinga Z, Vittorio. Da Vittorio penso che lui andrebbe subito alla carica. Che Sì, dai, qua potere. c'è la super armatura. Sì, cioè, con questo c'è il potere che recupera un terzo di punti ferita. E questo raddoppia l'armatura per un turno. Quindi io vado avanti. Ah, però vedi, non ci arriva a fare. Vabbè, facciamo un colpettino debole. Tanto questo dovrebbe bastare. 100% di mira. Cioè, 100% di possibilità di colpire. Raggi fotonici! Alla grande, è andato. Ok. Ok, è andato il primo. Qui Sayaka a supporto la lasciamo un attimo. Boss pure supporto, lasciamo un attimo. Vediamo se c'è qualcun altro qui. Vuoi far te? Povero il mio. Sì. Guarda, te questo dove puoi andare? Chiaramente passando nel bosco o nella montagna ti rallenta, quindi va un po' più. Ci metti un po' di più. Mentre di qua Va bene, vai più veloce, ma sei scoperto, capito? Ti ricordi se sei nel bosco o nella guardati montagna? che dà vantaggi sta nel bosco o sulla Esatto. montagna. Ti faccio È vedere, guarda. prossimamente palazzo. Tipo 20% di possibilità di schivare colpi, ok? E qua il 30%. Ok, ma è troppo lontano. Guarda, lo Però. muovo in alto, in alto. Ok, tutto dritto in alto. Sì. Qua? Aspetta che sta arrivando. Sì. Sì. Ok. Ok. Qui abbiamo poi. Così li controllo tutti io, vediamo chi va piano. Questo va veloce. Questo si trasforma in vola. Gunkan non tanto spara a distanza, lo posso anche far vedere fino a qui. RX78. Ah, ce la fa, guarda. Aspetta, qui che lo metto magari nell'erbetta. Quanto? Guarda che se questo. Ah, qui è sempre. Ok, bosco. Quindi va bene. Però quando esco da sottoterra lo trivello Sì, l'RX78. tanto io dire. Tanto è di Matteo. Quindi lo mettiamo a supporto. Avanziamo, dai, facciamo qualcosa di buono. Nave bianca. Si chiama nave bianca o che mi ricordo mai? Non so, andrebbe un po' studiato. Perché qui la chiama Troy Horse, cavallo di Troia. Però, sai. Ah. E sai che questo mi ha dato forse un po' troppo avanti. Ah, che potere ha questo? Ok. Niente. Vai, lo metto qui, dai. È una buona schivata. No, ma lascialo nel È bosco nel così bosco sempre. sempre. Ah, ok. Solo più avanti. Dovrebbe poter schivare meglio di. Meglio che spara a lui che schiva meglio rispetto al Gunkannon. Mentre questo si trasforma e vola. Sa, bisogna ricordarci che c'è anche qualche tesoro magari a qualche parte. Se avevi guardato la mappa, magari. Vabbè, dai, ma non si può rubare. Ma che rubi? Non è a Ah, rubare. qui È ce usare n'è un uno, guarda vantaggio. qua. Qui c'è. Ci mandiamo boss. Forse c'è qualcosa, c'è l'alberino. Questo va abbastanza veloce, però è un supporto, non lo manderei allo sbaraglio per ora. Ma mettiamolo qua, dai, una distanza. Attiriamo il nemico un po' di lato, così. Boss, vai qua, tesoro, se c'è. 2000, ok. Qualcosa da Ah, questo distruggere. è un tesoro, Sì, ci sono ok. nella mappa dei punti segreti in cui puoi trovare monete o oggetti. Ah, va bene. Quindi se Oggetti siete. che potenziano i robot. Esatto. Ok. La Sayaka la metto qui, tanto legge il colpo anche lei. Dici? Sì, dai. Ah, sì, Tanto dai. gli direi, se no vanno tutti sui Gundam. Ok, direi che ci siamo. Garada K7 su Afrodite, 100% di colpire con Oppai Missairu, che sono le tette. Ok, sì, è quella. Eccolo lì. Vedi? Sì. Questo qua. Se no, gli darebbe uno spintone, però vabbè.
meglio fare No, no. 100% Meglio idoneo. fargli vedere un po' di te. Hai una tentata nel viso. Ragazzi, Sì, siamo su... sì. ricordiamoci che siamo su YouTube, quindi cerchiamo di non dare un po' troppo. Un pochettino va bene perché ho settato il video non per ragazzi, per bambini, però non esageriamo. Non facciamoci censurare. Ok, ha sparato un colpo. Ok, Mazinga Z, Vittorio sì, lo farebbe un bel Breast Fire. Raggio termico. Ah, questo lo distrugge, Ma sì. sì, ma vabbè, se non distrugge ci manca poco. È andato proprio un bel Ok. colpo. Ok, prossimo, avanti. Queste che armi Se abbiamo? attaccano tutti i Mazinga non ci rimane Finisce in un niente. turno, in 2 turni finisce la partita. Eh sì. Altro che Real Robot è la missione. Guarda, gli basta l'arma più infima. Il raggio congelante già ce la fa. Suggerisce, ce la dovrebbe fare. Ma non mi ricordo, questi dischetti qui Ma di che sai che serie non sono? morirò? Forse dello Zambot? No, Mi è... hanno chiesto quelli No, giapponesi. mia moglie è giapponese. Quindi, anzi, dovrei studiarlo il giapponese. Però sono molto... C'ho troppe cose da fare. Tra sviluppare giochi, fare video, andare a lavorare... sinceramente, non c'ho la testa. Vorrei e dovrei, perché se poi domani mi sposto in Giappone, domani... Cos'è che voglio fare? Rispondiamo con un altro raggio termico. Lo devo imparare il prima possibile. So qualche parola, qualche proprio poche frasi, però leggo di pochissimo alfabeto. E ci sono 3 alfabeti in giapponese. Uno per dire i preti sono le sillabe, quindi leggi il suono della sillaba. Non hanno significato, quindi tutte insieme quando le leggi come le nostre sillabe fanno una parola e un significato. Un altro, che questo è hiragana, katakana, la stessa cosa, però usato per le parole straniere, però nello stesso modo. E poi ci sono i kanji, che sono tipo ideogrammi, come gli egiziani, per intendersi, no? E quello è un simbolo che vuol dire tutto un significato. Quindi io leggo solo il primo e parte del secondo alfabeto. Quell'altro conosco qualche cosa, tipo, che ne so, Vabbè, ma montagne. kanji sono abbastanza difficili, eh. Kanji, ma poi ce ne erano 60.000, non mi ricordo quante ce ne c'era, uno sbordello. Ma neanche loro li sanno tutti. Perché poi tante parole stanno usando un po' versioni inglesi, un po' giapponizzate, diciamo. Quindi non usano più la parola, capito? Tipo noi che si Sì, usa sai, diciamo. feedback, capito? Non si usa più Sì. commento, roba del genere. Quindi se ne vanno a dimenticare anche loro qualche parola. Ok. Oh, voi se volete fare qualcosa ditemelo, se no io vado con gli altri. Tanto vi mangio un pezzo di pizza che ce l'ho mentre che voi decidete, vai. Io lo porterei più in alto, quello nero, non so come si chiama, ma... Allora, tu dai il nome. Ah, tanto te puoi sparare, ricordatelo. Sì. In corpo a corpo ci puoi andare, ma non è la tua specialità. Quindi, quando vedi questo qui, è il tuo colpo migliore, hai 8, vedi qua? 8 proiettili. Sì. Ti ricordo che io ho fatto quelle schede, come dicevo, che ti puoi stampare e ti puoi prendere nota, così non mi devi guardare, non mi devi chiedere i valori, te li puoi studiare durante il gioco. Va bene. La prossima volta di fatti i compiti a casa. Bravo. La prossima volta facciamo tutti la lezione. Mi Sì, interrogo? sì. Mi interrogo, ragazzi. Niente, hai 8 colpi e che vanno bene ovunque. Questo vuol dire che spari in aria. Puoi sparare all'unità in terra. Non puoi sparare a quelli sott'acqua. E puoi sparare a quelli nello spazio. Vabbè, quando le missioni nello spazio, che per ora lascia stare. E fai fino a 7 caselle di distanza, da 1 a 7. Quindi te fai da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ti basta uno spazio per sparare a questo.
Oppure, cioè, non devi andare troppo avanti, capito? Basta anche qualcosa in questa zona del bosco, ti va più che bene per raggiungere. Prova a spostarlo su di tre Uno, due, caselle. tre, qua. Aspetta che sta arrivando. Sì. E poi destra, sinistra o proprio questo punto qua? Ok, No, quel punto va bene. quindi dopo che ti sposti non puoi fare niente, Sì, va bene, dai. eh? Ok. Allora, Dani, vuoi uscire o vuoi aspettare? No, vai, esci. Aspetta un po' che ce la faccio con boss. Oh, devo fare questo attacco, ragazzi. Che boss è quello che devo far passare di livello. Come buttare via punti a questo gioco? Oh, ciao Querino, allora grazie di tutto. Sì, posso provare a incollare il link, certo, incollalo pure, fa pubblicità al tuo canale, così se qualcuno può venire a visitare e giocare con voi mi fa piacere. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Grazie per essere venuto. E anche lui avevo chiesto se voleva unirsi a noi, però purtroppo con gli orari non ci sta e niente. Ho chiesto a diverse persone e tutti mi dicono la mattina è un po' difficile. Come accennavo a Massimo, Daniele, quando poi c'è il fuso orario ci saranno 10 ore di distanza tra me e voi. Quindi io cerco di fare la live alle 8 di mattina qui che possono le 10 di sera da voi, quindi dovrebbe essere un po' più facile trovare i giocatori. Oh, l'ho colpito, eh? No? O l'ho Ma di che mancato? giorno? Le 10 di sera? Di che giorno? Di sabato? Di sabato o domenica, come vi pare a voi. O di venerdì, in teoria, Sarebbe meglio il anche. sabato, perché poi se lunedì si lavora. Sì. Ma anche per me, meglio perché io lo devo fare il sabato mattina. No, cosa dico? L'unica No, cosa che io io so, sono la non so domenica quando. mattina. Per me è domenica mattina, per voi sono So, sera. Simone, non so se mi sposteranno poi a Faturni, quello. Vabbè, quando ci sei giochi, tanto io capisco che non è che purtroppo è così. Ok, dicevi con il Getta, vuoi uscire? Sì, però aspetta, prova a dargli. Secondo te con Gundam lo tiri giù, tipo Chi? il dinosauro? Quale sono tutti i dinosauri, o quasi. Quello vicino al Getter 2. Quello che vola. Sì. Con uno no, ma con due forse sì. Però aspetta. Dagli intanto un colpetto con Gundam, poi Vediamo con la prova a nave, tirarlo quanto. giù. La nave che ha. Ancora. La nave lo dovrebbe colpire perché non è veloce il Sì. dinosauro. 100%. Se vuoi con questo qui oppure quest'altro. Però vabbè. Qua diciamo siamo coperti, dai. C'è il Mazinga Z, regge colpo. Bisogna ricordarsi, Simo, poi con la nave di quando c'è il super robot da attaccare e fargli tirare giù qualcuno, se no i punti esperienza non li farà mai. Sì, quando c'è quelli, i mostroni grossi I come super questi. robot. Sì, questo è tipo il nemico dei super robot. Ok, questo qui sì. Ci si può dare un colpo. E bene, così almeno scopriamo le proprietà del nemico. Vai. Ah, un bel colpo, dai. Vai, ora lo finisco io col Ah, hai Getter. detto un Gundam? No, ho detto dagli un colpo Ah. con Gundam così. Comunque, guarda, l'armatura ce l'ha proprio bassa. C'ha 120 Sì. d'armatura. Questo lo tiri giù facile con chiunque. Anche con Gunkan è capace. Aspetta un Così mi dice anche i poteri, Simo, mentre. po'. Sì, allora. Ryoma. Vai. Guarisci un terzo dei punti ferita. Colpisci al Aspetta, aspetta. 100%. Ah. Oh, un terzo punti ferita. Sì, Poi. costa 20. Poi Sì. sempre con 20, cioè colpisci al 100%. Sicuro. Dimmi se vai sicuro. Poi, Ok. aiato. Aiato. Più 5 di velocità, costa 5. Ah. Poi c'è la schivata, costa 100. Flash. 110. Sì, 10, scusa. Sarebbe Ok. un bacco. Poi Benkei cura tutto al massimo. Costa 40.
perché manco ne arrivo. Ah, uno solo, Benkei. Le devi Uno solo. sbloccare. Se ti attacchi con Benkei, lo fai passare. Ma mi sembra passino contemporaneamente. Sì, dovrebbero passare. Però penso. Forse se usi sempre uno, quello va un po' più veloce degli altri. Però non vorrei dire una cavolata. Mi sembra di sì. Vai, tira su, tira, esci da sottoterra. Ma con cosa? Con cosa? C'è il getta 2 sottoterra, Vabbè, ma quindi. se mi trasformo in uno, esco a sentire uguale. Esci. Vai. Teoricamente no, rimani sottoterra se ti trasformi. Ti autodistruggi, però vabbè. Allora, guarda 2 se c'ho armi. C'hai armi a Col pistone in distanza? aria. Su questi due colpisci in aria. Questa Lo non ridà co 1200. questa costa 10 di energia e questa ha due colpi, però spari a distanza. No, fai quella lì da 1200, tanto dovrebbe Tanta voglia passare di energia. 800. Però l'energia ce l'hai in comune, ricordatela. Sì. Te la vuoi giocare Tanto così? c'è boss che Sì. ricarica. Vai. 61, ok. Oh, non ho detto nessuno spoiler perché mi sta a mangiare un pezzo di pizza. Ok. Ma devo spoilerare che qui arrivano in ritardo le immagini. Devo trattenermi quando faccio come quando si fa il Dungeon Master, D&D uguale. Allora, io direi con il Gunkan a tirare giù il mini UFO se ci si fa. No? No, è il mini UFO. Ah, se no posso sparare questo qua. Quello lì lo becchi al 100%, mi sa. Va, faccio più Giusto? punti Vai. allora. Sono rimasto sorpreso. Di quanto gli hai elevato che l'hai colpito? 1000, 1091 mi sembra, 1000 qualcosa. Quanti Ha punti di dato tutto esperienza se fa? stesso, giusto? 481, cioè, no, non passa più. Ok, chi rimane? Abbiamo qua. Ma io quasi quasi con 6 H gli faccio da un colpo. Corpo a corpo. Non ci rispreco missili. Dai, dagli uno schiaffo. Uno schiaffo. Basta che come non fa come il cartone animato che inciampa si rompe la gamba. Oh, Esatto. quello era Venus, non mi ricordo chi era. No, era Afrodite. Sì, ma l'hanno costruita a cartone, Afrodite, no? Cioè, il Non è boss che robot è più forte. Gli fanno 2000 buchi con le trivelle e se cammina sempre. Ok. Quindi lo dovrei aver indebolito abbastanza per questo qua. Perché sennò questo qui non passa mai pure. Che secondo me questo può. Perché Aspetta, aspetta, aspetta. Possiamo andare a 53, lo possiamo far scendere a terra. Vediamo quant'è la magari percentuale. come Tanto per ora non mi serve i sembri. 40%. Aspetta che guardo i poteri, ma non mi pare ci sia niente all'inizio. No. C'è la cura. ma 840 quanto c'ha di grada Armatura di E di vita, non l'ho visto. vita 893, non ce la fa a farlo fuori. No, non ce la fai. Non ce la farò mai. A meno che fa un critico. E il grado quanto c'ha di armatura? È più 200. massiccio l'armatura. Però è l'unico, se no col mazinga lo faccio fuori subito. Invece volevo fare qua, fare qualche punto anche a questo qui, se no poi non. Allora, dagli intanto un colpo e poi lo tirerai giù con qualcun altro. Esatto, sì. Poi dopo passerei di riattacco con boss. Sprechiamo i punti esperienza così. Ma non è spiegato che boss, ti ho detto, sblocca poteri interessanti. Tipo autodistruzione, che già ce l'ha. Tu ne metti su. No, l'ha anche Hai colpito. capito? Ordine danno la beffa. Già che non gli faccio male, che non lo faccio fuori. Dai, oh, facciamo fuori uno di questi qui. Aspetta, qui abbiamo questo. Oh, questo qua. Cosa sono? Zaku, Goffo? Cos'è questo? Lo sai te? Nani. Come? Sa cos'è questo qui? Come si chiama questo tipo di robot? Ah, questo aspetta, Goffo forse. No, no, questo è. To.
Sì, adesso mi sembra diventato go. Cos. Dove riguarda? Volete saperlo? Il nome? No, non ci interessa. Ah, vabbè. Non so. Per adesso Ok. no, poi fa anche te fai i compiti a casa, poi Devo esplori tu. studiare. Oh, aspetta, ho chiuso. È andato via tutto. Ho notato. No, chiudevo Sì. il file della traduzione e ho detto tanto non mi serve, è sparito da ogni cosa. Vabbè, l'ho fatto fuori. Vittorio l'ha fatto fuori, diciamo. Diamo il merito al pilota. Ok, e qui abbiamo questo. Fino a 6 potrei sparare senza essere colpito. Al 100% direi di sì. Oh, 1000 punti. Grande. Ma non ci sono le... Aspetta un po'. Ma non c'è le navi dei boss? Ah, ecco. Sì, sono in fondo. No, Non c'è. non... Ah, dunque. No, non l'avevo vista, ho detto, ma è che finisce subito questa missione. Dai, allora che Gundam abbiamo qui? Niente, dai, facciamo passare a Matteo, così se si connette Esatto. almeno c'ha qualcosa di... Mille, oh, ce l'ho fatto prima, in teoria dovrei farcela con Amuro, che dovrebbe essere un figozzo. Stai a vedere, eh? E ha fatto pure il critico, ragazzi. La Yeah. potenza. Eh sì. Oh, questo pure può attaccare, dai. E allora, buono, non abbiamo sprecato niente. Buona posizione tattica. GP01. Ok. 899, vai. E niente, mi sa che l'abbiamo fatti tutti. Sì. Rimane passare il turno, sì. Questo che cos'è? È una visione Della mappa, più... sì. Ah, ok. Allora, qui attacca boss. Io non devo fare altro che rispondere perché lo faccio fuori sicuramente. Ormai mi sono autoappropriato di boss. Tanto non lo prenderà nessuno. È più probabile che prendano boss che sdraiata. Mi sa di sì, per la simpatia. Anche se il più inutile per ora mi sembra il canarino, però. Beh, di ricognizione. Ma secondo me il canarino, se lo potenzi, l'arma non è male. Perché poi è abbastanza agile. Serve. L'arma è la schivata. Ok, questi che attaccano, Sayaka, vabbè, si va di missili. Intanto qui, se no ci si fa notte. Ma il robot di Sayaka può curare se stesso o possono curare gli altri? Il robot può curare gli altri, ma lei ha il potere che può curare chiunque. Sì, quello non ricordo. Oh. Questo è un Ma qui go. te le tette, ne ha tirate due. Da qui, no, ce n'ha quattro, mi pare. Poi ha quattro tette. Sì, gli vengono su, ce la fabbricano. Oh, attacca boss e questo vola, non ci posso fare niente. Faccio la Come schivata. muro. No, la schivo bene, alla grande. Alla grande, grande Stai boss. Guarda. a vedere. L'agilità di boss. Ehi. Avete visto che schivata? Deve essere inciampato per sbaglio. Di sicuro, era lì che correva inciampato su un sasso. Con cosa l'attacca? No, L'attacchi con Breath Fire lo distruggi. no, qui l'automatico suggerisce che cosa? I raggi fotonici, dai. Là bastano quelli. Crediamoci. Crediamoci. Cioè, qui Vittorio sta facendo fuori tutti senza giocare. Mazinga la prima missione la potrebbe fare da solo. Non lo so, perché c'è due astronavi. Io
Finisce l'energia. Però Però. livello 4. Ok, salito il livello. Ma lui parte a livello 3, mi pare. Ma è Koji, eh? Sì, Koji livello 3 parte. Mi ho visto l'altro giorno che facevo il video con le statistiche. Sayaka al secondo, boss al primo. E Amura addirittura parte che è già limitato. Vedi? Già parte lì. È già oltre le capacità del robot. L'ha potenziato subito. Perché Amuro andrebbe messo sul GP01? Ma che lui GP0 mica male, se si vede l'altro giorno. Sì, però il pilota è più potente Amuro. Come pilota è meglio Amuro, ti ricordi? E come robot è meglio il GP01. Vabbè, vedi, lasceremo decidere poi a chi lo controlla cosa vogliono Vai. fare. Allora, boss purtroppo non ci posso fare niente, se no gli darà una randella. Ah, il boss adesso è inutile. Posso recuperare perché questi volano e Solo quindi. adesso è inutile, boss. Oh, guarda che boss ha fatto fuori uno o due prima, cosa vuoi? Ha fatti fuori più di altri robot. È vero. Ma sì, te hai la tua Sì. occasione per sparare senza doverti muovere. Sì, fagli fare qualcosa. Non so se lo fai fuori, però se vuoi puoi provare. Sì, dice che al 100% di... Cioè, lo becchi di sicuro e lui non ti becca, Ma quindi. è perfetto. Quindi diciamo, puoi fare il cecchino, giocare come un Sì. vigliacco. No, dai, questo è. Hai detto pure qualcosa. Ti sei incazzato con un robot, non so se il robot capisce, però. Robot dinosauro. Poi, Oh, diciamo allora, questo. visto, io non ci ho dovuto neanche sprecare fervore. Ok. Quanto ti manca a passare di livello, Massimo? 3,20, sempre un po' ci vuole. Ok. Vai, Dani, vuoi fare qualcosa? Aspetti. Perché Per ora aspetto, muovi gli altri. loro arriveranno tanto. Possiamo metterci un po' in posizione tattica, O si magari. passa il turno e ci si mette in posizione tattica? Infatti, lo metterei un po' questi. Tanto loro volano, nel bosco non ci possono andare, quindi meglio ci stiamo noi. Ah, se fa in dei tre già Mazinga e gli altri, li metto in prima linea qui, magari. Che dite? Sì. Va bene. Sayaka fino a dove arriva? Ci arriva in quel punto lì? Ok. Boss tanto ci serve per ripristinare i proiettili se qualcuno di voi o l'energia ce l'ha bassa o niente. E lo possiamo usare. Questo lo lasciamo qua, direi. Forse un pochino avanti si può. No, vabbè, lasciamolo dietro per ora. Spostiamo questo avanti. E niente, li metterei qua Mazinga, Sayaka. Ma loro ce la fanno arrivare da lì e sparare? Penso di no. No, no, devo muoversi. Loro sparano, mi sembra, fino a 5-6 caselle. Questo lo mettiamo qua. Dai, passiamo allora. O ti vuoi fare Sì. fare flash, no? No, passa il turno, vai. Passiamo, dai. Sì, sono lentissimi. Aspetta un po'. Qui c'è un coso sospetto. Uno spazio sospetto. Adesso mi vede questo qua. Questo pure magari. Ci potrei mandare boss il canarino. Ma il boss arriva domattina, No, il qui canarino al tra secondo secondo. turno qui. Che Ah, lì sì, proprio lì. poi questo si chiama Metas comunque. Chi è? Questo, il canarino. Ah, Metas? Sì, è vero. Sembra anche carino, Vero. sembra anche interessante come da vedere le foto del Come modellino. Però poi qui, ai termini del gioco, fa rispetto ad altri robot, non fa grandi performance. Ok, io farei sparare a Matteo con la RX78, 28%. Boh, arriva lontano lui a 6, sparare. no, 6 caselle. C'è Ah, anche ci sono questo la nave qui. nemica. Ce lo uso o no? C'ha già quasi tutti i poteri, Amuro. Se lo uso è 30% di schivata e 30% di mira. O. Certo, usalo. Non lo so, non so quanto beccava però, a quanto gli rispondeva. 28 mi pare. No, 28. Però non è che al muro c'è sta grande corazza. Vabbè, lasciamo per Usa. dopo. Lasciamo per dopo, dai, vediamo.
no, la uso perché loro potrebbero venire e sparargli dopo. Sì, vai. Tanto punti ce n'ha da usare qua. C'ha pure fortuna. E ce la fa. Fortuna massimo fa quando dà il colpo che distrugge l'unità nemica al colpo finale, fa il doppio delle monete e dopo dei punti esperienze. Ah, va bene. Quindi costa 40 punti quel potere, però se riesci da specialmente uno grosso come questi qui che danno, credo, 10.000 punti, diventa 20.000. Monete, scusa, no, punti. Ok. Faccio anch'io se posso già attaccare No, con no. l'arma più potente. No, te fai, sei detto, 8 caselle, quante fai? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ti devi spostare. Dovresti... Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vieni qua. Penso... spostalo sotto Sotto Mazinga Z ce lo dovresti fare. 1, sì, 2, 3, ecco. 4, 5, Sì. 6, 7. Sì, esatto. Tanto forse questo non spara, non si sposta perché lui poteva rispondergli, quindi si può sparare anche a distanza, forse. Dipende un po'. Questo lì non so. Simo, ma Oh! Flash rimane fino al turno dopo o rimane finché non ti sparano, Finché come non ti ricordo? sparano. Per quello ti ho detto se lo volevi usare. Guarda un po' se anche con altri Gundam ci arrivano, No, GB01, non ci arriva Gundam nessuno. 2. Che questo ci arriva perché è proprio in linea diretta, capito? Tanto spara tutti alla stessa distanza. È l'unico, è lui. Vabbè, ma è sto Mazinga qui. O Allora, fai una cosa, io di... uso O Flash. stai lì? O va Sì, sottoterra? si aspetta per vedere se si avvicinano. Se poi non si avvicinano, si va in attacco noi. Allora metto Mazinga qua, così la avvicino, faccio venire un po' più vicini. E Saga la metto qua. Ok, passiamo. Allora, guarda, metto Gun Cannon qui, magari ci arriva più avanti. Sposto un pochettino. Ah, si avvicina, va. Non hai usato flash. Sì, ho usato flash perché c'è zero. Ah, ok. Vai. Quale vuoi? Ti risponde, Sì, 1500. 1500, ce ne hai due soli di questi, eh. Vai, tranquillo. Due sono più che sufficienti. E questa è una schivata facile, dai. Non 280. so se hai visto quanto gli hai fatto. Sì, non vedi, te l'ho detto, 280. Ma guarda, Oh, ce l'hanno scusa. proprio a 92. Dani, guarda, questa arma qui, perché te non hai studiato quando te l'ho detto di È studiare. C in È C aria. in aria, questa è B. Ti conviene questa, Cacchio. anche se fa un po' meno male. No, ma che mi conviene? Non mi conviene provare a schivare. Ma quanto va? 46. Vai. Vai, Getter 2. Schiva un po' di bombe, va. Ah, stavolta è stata una schivata naturale, senza poteri. Allora, vediamo un po'. Boss, intanto non mandiamo qui. Vediamo se ci... Niente, non c'era niente. Grande. Metas arriva, al prossimo turno ci si arriva. A meno che mi aspetta un po'. Fammi venire di qua, giusto? Giusto per essere sicuri con i miei attacchi. Vuoi indebolirli con la nave bianca? Sì, dai due colpi con la nave bianca, se no non attacca mai nessuno. 100%, vabbè. Tanto dovrebbe reggere il colpo. Prossimo? Qualche volontario? Io attaccherei subito. Attacca subito. Chi vuoi attaccare? Quello danneggiato? Guarda. Vediamo perché Quello danneggiato, potrebbero sì. avere abilità diverse. Questo ti colpisce al 41.
Questo ti colpisce a 40. Quello è 41, dai, così aiuto a... Dai, Guarda, sì, cerchiamo di tirarci concentriamoci su su tutti i uno. lati. Ok. Tiriamo tutti su uno, Simo, se no si disperde il fuoco. Ah, si poteva fare il coso, il danno critico. Vabbè, dopo Massimo gli puoi sparare con il potere gli fai più male. Va bene. Dio, l'ha presa. Aio, fa male. Guarda, non ti preoccupare. Guarda, ti mando Sayaka. Vabbè, dopo, perché magari posso curare un'altra persona Sì, prima. sì, Perché sì. lei fa Fai. anche poteri. Aspetta un po' che poteri c'è qua. Schivata, mi fa comodo. Fucile a pallettoni. 100%, beh, direi di sì. Però io uso la schivata, perché non è che questi hanno una grande resistenza. Vai, pallettone nel viso. Grande. Anche questa è brava, cioè, non è poi tanto male rispetto al Gundam GP01. Ah, Guntan e Guncanno. Senza poteri, ovviamente, no? Sì, Partiamo. perché Gukano non ha bisogno di poteri, è Sì. troppo potente già. Però comunque, guarda, aspetta un po'. Secondo me c'è l'armatura piuttosto. 260 d'armatura. Perché Vedi? leggevo le statistiche, vedo, 230, che ha meno mobilità del Gundam, 220. Perché è più corazzato, proprio nella storia, capito? Sì. Dell'anime. Quindi, magari con una potenza. Aumentandogli l'armatura un po', magari schifo non fa. Va a 68. Speriamo bene. Abbiamo sempre Sayaka, dai. Tu puoi. Male che vada, va nella nave via. Quanto gli ha levato un rubista? No, non mi sono distratto anche io, mi sembra 680, non mi ricordo. Ho proprio L'ha intravisto. graffiato. Esatto. Dimmi, Dani, se lo fa, eh. Vai, intanto dagli colpi con quell'arte. Io sto pensando. Tanto non li finiscono proiettili, ce n'hanno Non tipo so una se riesco. cinquantina. Pensavo se andare nella nave bianca o sottoterra. Guarda, direi sottoterra, perché nella nave bianca se la fanno fuori muori pure Perdo il morale. te. Ma forse muori anche te. È Oh, vero. grande Diego, grazie per essere venuto. Oh, la prossima volta vedi di giocare anche te se ce la fai, Diego. So che anche te sei incasinato con mille cose, però ci fa piacere. Ah, tra l'altro Diego scrive dei libri di fantascienza, eh? Bello. Abbiamo un autore famoso. E Daniele, te ti ricordi Diego? Cioè, si andò a una fiera che organizzò lui. Non mi ricordo il nome della fiera, perché siamo andati tanti. Ora magari ce lo ricorda lui. Oh, ma se lo faccio fuori con Mazinga Z, intanto un po' un Ce la fai colpo. mia. No, però gli posso dare un bel Dagli un colpo. colpo solo. E poi qualcun altro, magari con fortuna, Vai, qua ci riesce. penso io col Getter One. Ma te non ce l'hai fortuna. Ho 88. bisogno della fortuna. Lo distruggo senza la fortuna. Tutto Tutto talento. talento. Un altro bel raggio termico andato. Qua, quasi 3.500, buono. Ah, Fantasilandia, bravo, bravo. Vedi che Sì, è purtroppo vero. non no, la memoria lasciamo perdere. L'abbiamo fatto Beh, è così tante passato un bel po' ferie. di anni, se non sbaglio. Non vorrei dire 20 anni, ma una decina e passa di sicuro ormai. Dagli un colpetto con l'RX78, vai, Un però finisco io colpo. col Getter One. Ma l'RX78 c'ha fortuna. La usiamo dopo? Ah sì? Guarda questa qua. Vai, la usi su quell'altro, uso, Ok, fortuna. se sopravvive allora. Stai Sì, beh, è invincibile l'RX78. a vedere, eh? Aspetta, fammi risa quale potere allora. Ok,
28%, non lo colpisce neanche per sbaglio. Guarda, c'ho altri tre poteri da poter usare, sempre che rimaniamo con fortuna, quindi ce lo uso. Vediamo se Matteo arriva quando la partita è finita. Oh, sono arrivato, vabbè, abbiamo appena finito. Abbiamo utilizzato il suo Questo però. adesso l'abbiamo utilizzato, in questo momento il suo. 1.000 punti. Altri tempi quando si andava a fare le Sì. fiere. Ok, Dani, vai Vai, te che poi Simo. dopo si fa le cure con Sayaka. Getter One, usa Flash e poi Questa è in Getter terra? Beam. No, no, ho detto Getter One. No, vola, vola. Perché poi dopo c'è il coso. I veri super robot volano quando stanno a E terra. hanno anche il Solo i mantello. Gundam strisciano. E hanno anche il mantello. Dicevi sicuro? Ma vediamo quanto fa il No, primo. Flash, Flash, Ah. Aspetta, Flash. fammi vedere quanto fa il primo. Eh sì, bisogna che ti serve. 100%. Andiamo con Hayato. E schiviamo automaticamente per il prossimo turno. Vai! Vai, Getter Beam. Oh, la prossima volta te lo devi prendere un Gundam. Qui le stiamo già assegnando. Tra un po' non ci rimane più nessuno. No, per ora solo l'RX78 è stato dato. Ce n'è sempre diversi. Poi ne arrivano anche altri Gundam più avanti. Che poi Matteo l'ha preso proprio per pure fatto estetico, che non lo conosce, quindi pensa un po' te. Oh, sei passato, Ma Dani. una domanda, l'esperienza si guadagna solo se uccidi o di Allora, volta in volta? quando fai un danno prendi pochissimo, quando uccidi invece prendi molto di più. Ok, Ok. adesso passiamo a rassegnare i feriti. Koji, proprio due sgraffi, te niente, niente, niente. Lui dice, ha bisogno della cura, te in cura. Allora, la nave bianca, sì, farei un potere. Ah, non ce l'ha ancora la cura Sayaka, mica bisogna farla passare. Quindi la scelta è o curo lui o curo questo protagonista. Eh Cura il protagonista, no? Sì. sì, dai, mettiamo dentro lui. Ah, Ora non lo lei. posso mettere dentro, ragazzi, speriamo che non attacchi lui. No, non attacca lui, attacca me. Perché gli ho distrutto il compare. L'ultima parola fatta. Oh! Oh, t'ha sentito? Te hai parlato nel microfono, è entrato nel mio microfono e t'ha sentito. Grande. Allora, schivata 42 o lo muriamo o ci difendiamo. Che fa? Che dite ragazzi? Schivo Ma o... vuol dire che non puoi No, no, attaccare? no. Allora, Se questa è la schivi non situazione. attacchi. Ah, Esatto, ok. lui mi colpisce all'84%. Io posso decidere di sparargli indietro se sopravvivo, oppure se schivo invece che 84 al 42% di colpirmi, oppure sto in difesa e praticamente aumento la mia corazza, mi fa un po' meno male, però se è sempre un bel colpo forte mi fa fuori. Ora l'unica cosa, se non ho visto male, lui mi levava tipo un millino. Guarda, un secondo è l'attacco del robot quanto leva. Il mio? L'attacco della nave. No, no, l'attacco della nave. Se ci vai sopra te li fa vedere. Non ci posso La nave nemica. perché sta attaccando. Ah. Bisognava impararsi il nome dell'arma e quanto levava. Allora, secondo me conviene rischiare la schivata a questo punto. Dici? Ok. Va Un bene, po' di fortuna. vai. Non manca mai tanto. Oh! Ale, grande, visto? Ci devi credere nelle cose. Devi credere. Allora, Potere fiducia. chi c'è adesso che vuoi Attacca dire? col mio. Attacco col tuo? Sì. Vuoi farlo incazzare? Con il Sì, potere? sì, Tanto lo può sì, sì. fare due volte.
Adesso vuoi fare proprio il protagonista, di nome di fatto. Vogliamo un po'. Vediamo cosa succede. Dai, 40% dovresti poter schivare. Bel colpo. Ok. 3338. 4.000, ha tolto 4.000. 3338 ti hai fatto. Ok. Dei 79 hai fatto di punti esperienza, però se lo fai fuori Va bene. farai, che ne so, 400, 500, capito? Ok. Dipende Oh, da ma si fa a tutti tirare giù dall'RX78 con fortuna, allora almeno si piglia più soldi. i livelli. Direi di sì, conviene. Tanto lo faccio una morbide. Morbide. Non mi ricordo più le parole in italiano, ma ammorbidisco un po'. 839. È lui che fa fuori me, non io che faccio fuori lui. Ah, dai, ce l'ha fatta. Vai, sparai col getter beam, tanto c'è sempre sicuro. Ok. E flash, Qui, scusa. sotto. Da distanza non ci colpiva il getter beam. No. Vai, va bene anche Vedi. lì. Vai, vai. Aspetta, vuoi vedere che sei passato, se hai sbloccato qualcosa? Non penso, però. No. No, mi sembra di no. No, tanto hai sbloccato con aiato. 30% di schivata e 30% di mira. Grande, aspetta, 30% scusa, 30%. Vabbè, già colpisce automatico. E c'è sempre flash, quindi. O Sì, no? infatti, vai, attacca. Però dopo Se spieta. se t'attacca lui. Ma Ma dopo tanto. se non Ma l'attacco attaccherà non un Gundam arriva. tanto. Attacca un Gundam. No, ma si dovrebbe distruggere ora. Non so, c'è 8000. Ah, a parte c'è sempre Mazinga Z. C'è anche Mazinga, c'è il getter beam e il raggio termico. Ci si dovrebbe fare. Oh, stasera si finisce anche presto. Ormai siamo troppo esperti, ragazzi. Vediamo che poteri c'è. 100% cura. Muro. Ah, non ci arrivo. Chi è questo? Ah, non ci arrivo, ragazzi. Come non ci arrivi? Non ci arrivo perché. Cioè, forse se muovo a muro, sì. Fare 1, 2, Sì, ma 3. se muovi a muro non si può più fare Non è giri. che posso muovere questi qui, GP01 e Beh, una cosa, guarda intanto Vulcano. quanto gli levi con tre Gundam. Sì, però con Tregura non ce la faccio. Posso sparare con questo? Quanto gli leva muro col massimo colpo? 1000. Aspetta, la faccio fuori con questo qui. Faccio fuori. Ma Gundam c'hanno le pistole acqua come armi? Sì. Allora, chiedi a Diego se c'è la vista d'acqua. Ho detto non toccatemi Gundam prima. Contro l'elettricità l'acqua è micidiale. Ha ragione anche lui. No, ma la tecnica è che fanno arrugginire i Ah, nemici, capito? era Ah, con calma. ok. Allora ci vuole un po' più di tempo. Ehi, cioè, ti ha risposto Diego, eh? Ma non lo leggo da qui. Dice basta! Ah, l'ho aumentata la risoluzione per il. Non si è ancora testata, ma la risoluzione dell'output l'ho aumentata, quindi vediamo se viene un po' meglio poi. Sui video. Allora, il discorso è se io muovo questi due, in teoria potrebbe Mazinga Z arrivarci e non Allora, devo muovere due nulla. quali, scusami, GP01 e GP01 è Vulcano. contatto. Sì. Leva il Vulcano, che tanto fa poco. Allora Poi dopo mi ci lo immagini. metto dentro, vai. Lui se ci avesse flash non ce l'ha. Io posso muovere qua e gli faccio una mitragliatrice e gli leva 10. Col 67% di essere colpita. No, io. No, figurati. Ma aspetta, ma perché lì da noia? Ah no, a parte è vero, perché ci vuole passare sopra. Ah, ce la fa, grande. Allora gli Quale? sparo. È tutto dal fatto che Gundam è un robottone vero, non come quelle macchine aliene che non possono esistere. Vabbè, è robot. Adesso in Giappone lo stanno costruendo che si muove, però ancora. Sì.
Siamo un po' indietro per la tecnologia. Vediamo tra qualche decina d'anni. Il robot più vero che può esistere è sicuramente il Getter. Che proprio si trasforma in niente. La trasformazione è Sì, scientificamente provata. ci siamo quasi, hai ragione. Vediamo tra qualche mese. Vai, proviamo con il GP01. Aspetta, li facciamo. Tanto c'hai i poteri. Resiste alla doppia armatura per un turno, così anche se scolpisce. Aspetta Così da un uno va a po'. due. Esatto. Qui bisogna avere più giocatori che sono fans di Gundam per bilanciare. Siamo un po' di parte noi. No, ma sicuramente c'è più fan di Gundam che fan di Super Robot. Vediamo se qualcuno si unisce. Ce n'è di Gundam, ce n'è a profusione qui. Ora il problema però forse abbiamo volato troppo. 3005. Ma puoi usare anche un'arma che leva meno. Sì, però quantomeno 1005. Guarda che armi. Allora, ci posso provare. Spero che non sia né troppo poco né. Basta che gli rimanga 1.500. L'importante è che non faccia un critico. Vediamo. Di farlo arrugginire. Oh no, ne ha fatto. Speriamo che ora l'RX ce la faccia a levargli 2.000. Dio Non ce la fa. me. Vai, Sayaka, bisogna che tu faccia il Ah, c'è miracolo. Sayaka che gli voleva qualcosa. Spari una pupa. Però, qualcosa gli ha fatto. Ce la possiamo giocare. Oppure bisogna passare un turno e farlo dopo. Guarda un secondo le armi dell'RX. Sarà mai che mo ci, ma ci mando boss. Che in aria non colpisce. Aspetta un attimo, fammi mandare Tira questo la qua testa. prima che ce lo dimentichiamo. E non c'era niente, ovviamente. Dicevi i poteri dell'RX? Ah, c'è Furioso! No, le armi, no, i poteri. Ah, però non lo Ma posso ci usare. sono. Per Non lo posso usare, non ho finito punti. usare cosa? Mi serve 70, c'è una 63. Per far fortuna più furia. Ah, no. Le armi siamo messi male. Perché non mi fa fare questa Questo roba? leva. Non so perché non mi fa C'ha il fare super liquidator che leva 1.200, no? questa. Ah, siamo troppo vicini, dai. Non ci credo. Non posso usare questa. Secondo me è meglio aspettare un turno. Sì, ma però allontanalo, se no riesci ad andare a capo. Allora non mi sparo per niente. No. Vediamo cosa succede. Speriamo che venga addosso. Hai visto che ho fatto bene a mandarci boss? E lui legge il colpo. Ah, 70% di schivata. No, Ah. fai il muro, Sì, facciamo. faccio. Mi metto in difesa. Ma boss non lo fa fuori. Se non fa, non fa fuori Gundam, figurati se fa fuori boss. No, te ridi e scherzi. Ora ti faccio vedere. Guarda. Aspetta, oh, tirai un Aspetta, che. tomahawk. 220 di armatura, boss. Gunda 220. Uguale. Infatti, boss è un real robot. Infatti c'è il volante per guidarlo. Aspetta un po', Ma colpiscilo col tomahawk. ma magari Massimo c'è qualcosa di 750, quanto c'hai col Tomahawk? Da lì riesce. Sì, riesce. Meglio il coso. Meglio Massi che c'è. Ah, te però aspetta, poi fa 670. Prova intanto Massimo, magari gli leva un po' meno, se non basta. Ok. Non fare furioso, non fare il potere. Perché bisogna farlo fuori con quell'altro che fa più punti. Ok. Vai, ce la dovresti fare. Quindi vediamo. Buona, buona. Arale. No. No, ma è giusto perché non bisogna lasciargli con un po' di vita.
Ok. Vai, ora usa fortuna. Quando è adesso, Ce la dovrebbe fare. esatto, usiamo questo qui, il potere di lui. È quello che dicevo Massimo, quando distrugge un nemico con questo fa il doppio dei soldi e Ok. doppio i punti esperienza. Quindi poi abbiamo più soldi tra tutti per potenziare i nostri robot. Va bene. Dovrebbe anche fare qualche livello, mi sa, perché con fortuna prende anche Sì, anche doppio dei doppio punti punti esperienza. esperienza. Però è chiaramente solo questo il Gundam, non per gli altri. E giochiamocela. Andato. Grande! L'ha fatto arrugginire in aria, ora cade. Ha fatto lo splash della ruggine. 11.800, è passato il livello. Ragazzi, ce l'avevo fatta. Abbiamo finito la prima missione.